Ammiraglio, oggi è la festa delle Forze Armate. Qual è il suo pensiero e a chi va rivolto principalmente? Il mio pensiero, come ho già detto, è prima di tutto di profonda gratitudine, ammirazione e orgoglio per essere a capo di un sistema efficiente, efficace e soprattutto composto da uomini e donne altamente motivati e altamente professionali. E quindi mi rivolgo a loro per dire loro grazie per quello che fate ogni giorno con professionalità, serietà, in terre lontane, per mare, in cielo, sul territorio nazionale. Grazie ai soldati dell'esercito, ai marinai, agli avieri, ai carabinieri. Sono orgoglioso di voi, sono orgoglioso anche e soprattutto delle vostre famiglie e del sostegno dignitoso e onorevole che danno nelle buone e nella cattiva sorte. Ricordiamo i caduti, quanti in tutte le guerre hanno sacrificato la loro vita per la bandiera, per la nazione. Ricordiamo quanti sono caduti nel dopoguerra in operazione di pace, i feriti che soffrono anche loro una vicenda sicuramente travagliata, tutti coloro che ogni giorno fanno il loro dovere, militari e civili, per il bene delle Forze Armate e dell'Italia. Buon 4 novembre.